Bene, ragazze, scegliete un armadietto. Qui è dove vi cambierete gli abiti e indosserete il camice dell'ospedale. Questo è mio, è viola, è il mio colore. No, no, io non metterò mai indumenti monouso. Non potete dirmi, in quanto elettrice degli Stati Uniti, come posso o non posso vestirmi. Dammeli. Oh, dottor Brock, questa è la mia squadra di tirocinanti. Salve. Ora vi illustro quello che ci si aspetta da voi. Allora, Chanel, il vostro lavoro è seguire i dottori e osservarli. Dovete stare lì in silenzio. Io lo chiamo fare il fantasma. Precisazione, questo non è fare il fantasma. È quando lasci una festa senza salutare. È l'uscita alla francese. Siete proprio idiote. Fare il fantasma è quando ti messaggi con un ragazzo da tanto tempo e le cose vanno bene e pensi di piacergli. D'un tratto smetti di scriverti perché finalmente ha visto una tua foto e tu gli scrivi: ehi, Saxy, dove sei sparito? E lui non ti risponde perché fa il fantasma. Aspetta, fare il fantasma non è quando fai la cacca e guardi nella carta igienica e non c'è niente, così ti alzi e guardi nel water e non c'è niente neanche lì perché lo stronzo è andato giù nello scarico prima che scarichi. Cassi, quello è un fantasma. Ok, ci sono molti usi per il termine fantasma. L'uso che sto descrivendo è dove te ne resti lì in silenzio e non dici niente. Non è un fantasma.